What up, Coach Kaiman che vi parla, bentornati sul cazzo di canale. Allora, oggi video veloce, ma voglio parlare di un argomento serio. Allora, le vedete già, 1 e 2. Queste fanno handstand push-up. Queste sono state costruite con l'handstand push-up. L'handstand push-up è, non dico il mio movimento, però un movimento che mi sta a cuore, che mi è sempre piaciuto e che un pochino mi ci trovo portato. Portato definirei più la verticale, non tanto il piegamento in verticale. Prima di spaccarmi il gomito ero arrivato a farne all'incirca 4-5 liberi mano a terra. Poi c'è stato tutto un percorso per far recuperare il gomito e adesso sono tornato più forte che mai nell'handstand push-up, che sta diventando ormai 90 degree. L'avete visto dall'ultimo video, se non ve lo siete ancora visti ve lo lascio qua sopra, che stiamo facendo il road to 90 degree handstand push-up. Va bene, l'argomento di oggi appunto è l'handstand push-up, movimento che mi sta a cuore e in cui ho qualche chicca, ho qualche segreto. L'avete letto dal titolo, oggi vi do una metodica che potete tranquillamente scopiazzare per diventare delle cazzo di bestie nell'handstand push-up. Copia questo stile di allenamento per diventare una bestia nell'handstand push-up e far crescere anche le tue spalle a profusione. Di cosa sto parlando? Sostanzialmente questo metodo è stato testato sia su me stesso e sia sui miei allievi, svariati allievi, per non solo farvi sbloccare il vostro primo handstand push-up, ma per continuare a farvi aumentare il massimale di handstand push-up, quindi passare da 1 a 2 a 3. E questa metodica, volendo, si può applicare a qualsiasi movimento, quindi anche al muscle up, alle trazioni, però ho notato che si sposa molto bene con l'handstand push-up e ho notato che sia su di me che sugli allievi sta funzionando. Ma bando alle ciance, di cosa sto parlando? Se vi manca poco poco a fare l'handstand push-up, quindi mettiamo che avete le vostre dips 15, 20, 10 con 10 kg, avete una buona base di forza, ok? Siete passati anche a fare i pike push-up, però vi manca ancora qualcosina per sbloccare un handstand push-up fatto bene. La metodica è semplice, funziona su 8 ripetizioni. Se voi avete solo un handstand push-up, quello che farete è eseguire un handstand push-up e 7 pike push-up subito di fila. Adesso non fossilizzatevi troppo sul numero, potrebbe essere anche 7 da un handstand push-up e 5 pike, ok? Ma sostanzialmente il segreto di questa metodica è accumulare volume, perché se io vi facessi allenare solo con un handstand push-up riuscireste ad accumulare troppo poco volume. Allora cosa ho fatto con i miei allievi? Siccome vedevo che avevano un handstand push-up ma non riuscivano a migliorare solo con quello, ho tra virgolette inventato questa metodica dove praticamente li faccio fare un handstand push-up e 6 pike o 7, così arriviamo a totalizzare 8 ripetizioni. Chiaramente quei pike push-up li faccio sbilanciare abbastanza in modo che i piedi si stacchino, quindi l'intensità va a mimare abbastanza quella del piegamento in verticale di per sé. Dopodiché, in poco tempo, l'ho testato anche sul mio amico Lichad, saluti Lichad, l'ho testato anche su me stesso. Dopo veramente poco ne sbloccherete 2. Sentirete, fate il primo, dite: cazzo, coach, sento che riesco a farne 2. Fatelo, quindi fate 2 handstand push-up e dopo fate 6 pike, ok? Questo metodo vi può portare tranquillamente ad accumulare una buona forza. Arriverete a fare 3-4 handstand push-up. A quel punto, a mio parere, non serve che arrivate a fare 7 handstand push-up e un pike dopo. Quando siete riusciti ad arrivare a fare serie da 3, 4, 5 ripetizioni di handstand push-up, siete arrivati a un punto in cui riuscite ad accumulare un buon volume solo grazie all'handstand push-up. Sta cominciando a piovere. Quindi, perché è una metodica che è molto interessante? Perché è la stessa metodica che mi ha portato da fare questo handstand push-up a fare questo handstand push-up. Come vedete, la differenza è totalmente diversa. Questo è praticamente il metodo segreto che mi ha portato da avere un handstand push-up normale a fare una specie di 90 degree. Ma coach, come fai a fare un handstand push-up profondo oppure fare un 90 degree e passare da uno a più colpi? Come fai ad aumentare la forza? Il metodo è sempre lo stesso. Faccio un 90 degree oppure un 90 degree e un handstand push-up profondo e subito dopo prendo un manubrio da 10-12 kg e mimo la stessa tecnica del 90 degree. Quindi prendo il manubrio, anzi parto da sopra,
scendo piano fino a qui, perché il, che non si vede, fino a qui, perché il 90 degree arriva fino a, al bacino, e dopo lo tiro su, ok? Quindi, e faccio, totalizzo circa 8 ripetizioni, e che in realtà saranno all'incirca 6, quindi di solito faccio 6 di sostanzialmente delle military press con range full ROM sostanzialmente. E questo, ragazzi, mi sta portando a potenziare molto la forza del 90 degree, quindi è sostanzialmente un metodo segreto che io vi sto regalando, così ve lo scopiazzate. Può essere probabilmente applicato anche alle trazioni, se avete solo una trazione magari potete pensare di fare una trazione e subito dopo delle Australian, però insomma si applica meglio a come ve l'ho appena detto, quindi con gli handstand push-up e subito dopo dei pike push-up belli sbilanciati. Mi raccomando, belli sbilanciati, vi faccio vedere i miei allievi come le fanno, gli faccio salire i piedi, non sono pike facili, perché più facili sono meno funzionerà. Vi ricordo anche velocemente che sono un coach, che ho tanti allievi che stanno ottenendo risultati paurosi e che stiamo diventando una famiglia sempre più grande. Se vuoi passare al parco con noi non devi fare altro che scrivermi zona Padova, se vuoi essere seguito coaching online scrivimi sempre su Instagram KaimanStainix. Niente, spero che vi sia piaciuto questo video veloce. Ho la caffeina in corpo, ho la quinoa in corpo, adesso vado a spararmi un workout, spacco tutto adesso. E noi ci vediamo al prossimo cazzo di video. Un bacione, lasciatemi like, ciao.